Ed eccoci tornati amici con un nuovo video e con un nuovo unboxing finalmente dopo un paio di settimane. Oggi andremo ad unboxare 3 gadget tech da usare soprattutto in quest'estate. Quindi prima di partire vi ricordo però di supportare questo video lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando anche la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Quindi adesso partiamo subito. E andiamo subito ad unboxare la prima busta, più che una scatola. Andiamo subito a vedere che viene da Amazon, quindi vediamo cosa si trova all'interno. Ok, il primo pacco che arriva oggi ci arriva direttamente dagli amici di Windhoek. Dovrebbe essere un, diciamo, marsupio, infatti sì, è un marsupio che abbastanza grandicello. Abbiamo anche la possibilità quindi di aggiungere all'interno vari accessori. Andiamo a vedere anche all'interno come si presenta. Sì, all'interno abbiamo diversi scompartimenti e abbiamo anche una tasca. Ah, guardate, abbiamo anche all'interno una tasca. Magari all'interno di questa tasca possiamo aggiungere l'AirTag e quindi è al sicuro, quindi è impossibile che ci venga appunto rubato. Un bel marsupio che sicuramente in questi giorni proverò e vi farò sapere anche su Instagram come mi sto trovando. Passando invece al secondo pacco, andiamo subito a vedere cosa c'è al suo interno. Arriva direttamente dagli amici di Tecnax, quindi azienda che è già conosciuta su questo canale. Andiamo a vedere oggi cosa ci propone. Ah, eccole qui, queste diciamo mi mancavano. Si tratta di un paio di occhiali da sole smart con la possibilità di ascoltare musica o rispondere a chiamate tramite degli speaker e dei microfoni integrati. Quindi andiamo subito a vedere come si presentano. Ok, all'interno abbiamo anche una custodia con il manuale. Mettiamo la scatola da parte, andiamo subito a vedere gli occhiali in questione. All'interno troviamo un panno, ok, per la pulizia delle lenti, gli occhiali abbastanza leggeri, quindi non ingombranti, e devo dire che sono fatti davvero molto bene. Anche il design sembra molto pulito, minimal, e quindi bene. Cavo di ricarica degli occhiali che non è USB-C ma di micro USB. Ok, questa sicuramente arriverà la recensione completa qui sul canale dopo che in questi giorni le proverò. Qui abbiamo 2 pulsanti e abbiamo qui uno slot che ci permette di andarle a ricaricare. Nello specifico sono le Soundglasses BTX58. Vi lascio il loro link qui sotto se siete interessati all'acquisto o anche per sapere maggiori informazioni. Presto vi anticipo che arriverà una recensione sul canale. Andiamo a vedere l'ultimo pacco della giornata. Andiamo a vedere cosa ci c'è. Oh, eccoci qui. Abbiamo degli accessori che ci arrivano direttamente da Leeds Creative, che si tratta diciamo di un'azienda che arriva per la prima volta qui sul canale. Si tratta di un'azienda che va a creare delle soluzioni magnetiche per aiutarci nell'organizzazione quotidiana e nella produttività tramite appunto degli accessori magnetici. Sul loro sito potete trovare tantissimi prodotti. Nel mio caso mi hanno inviato 2 portacarte e anche un wallet per iPhone 12, quindi compatibile con il MagSafe, mentre questo, che è un supporto da stand per iPhone compatibile con gli accessori magnetici. Andiamo subito a vederle così. Quindi è un supporto che si applica sul retro di iPhone 12 in quanto è compatibile con la tecnologia MagSafe, quindi si va a applicare sul retro del telefono. Mentre queste altre 2, abbiamo detto, sono dei portacarte. Vedere anche il terzo. Abbiamo qui il logo dell'azienda. Qui abbiamo una tasca più grande, magari per aggiungere delle chiavi o magari anche l'AirTag. Mentre nei 2 scompartimenti superiori
per banconote o carte. Si monta molto facilmente, eccolo qui, questo è lo stand dove va applicato il piccolo stand che va dietro l'iPhone, dove si va a piegare nella parte superiore, posizionare il nostro iPhone, e è possibile anche posizionarlo in varie posizioni e anche andando a modificare la posizione dello stand, che ci offre varie angolazioni in base alle nostre esigenze. Si tratta di un prodotto davvero molto curioso, che allo stesso tempo però può sembrare davvero molto utile. È compatibile anche con la modalità LinkedIn Escape del nostro iPhone, quindi davvero un ottimo prodotto. Che dire amici, quindi spero che questi prodotti vi siano piaciuti, trovate tutti i loro link qui sotto e anche nel mio canale Telegram, dove oltre a trovare i link di questi prodotti troverete anche vari link di altri prodotti in offerta su Amazon. Tutto, e noi come al solito ci vediamo in un prossimo video.